Buongiorno a tutti. Oggi parliamo di Henri Bergson. Bergson è il massimo esponente dello spiritualismo francese, cioè una delle prime reazioni al positivismo. I positivisti fondano la conoscenza sulla scienza, dunque viene tolta autonomia all'uomo e al suo spirito, e non è possibile giustificare i valori umani. Per risolvere questa impossibilità nascono le tendenze spiritualiste, che si occupano dell'interiorità dell'uomo e della sua coscienza. Bergson analizza appunto la coscienza dell'uomo, che ritiene finita, limitata e condizionata. Diversamente dagli altri spiritualisti, però, ritiene necessaria una conciliazione tra scienza e spirito. Bergson nasce a Parigi nel 1859, è professore al Collegio di Francia e i suoi insegnamenti riscuotono moltissimo successo, tanto che nel 1928 riceve il premio Nobel per la letteratura. Muore a Parigi nel 1941. La teoria più originale di Bergson è sicuramente la distinzione tra tempo della scienza e tempo della coscienza. Secondo Bergson, il tempo della scienza è un tempo fatto di momenti distinti quantitativamente, è reversibile ed è esteriore e spazializzato, che vuol dire che io, per la scienza, posso riportare il tempo su una linea, quindi spazializzarlo, in cui i momenti sono tutti distinti tra di loro quantitativamente, ogni momento dura un tot e posso tornare indietro, il momento T1, il momento T2, il momento T3, posso andare da T1 a T2 o viceversa da T2 a T1. Il tempo della coscienza non ha queste caratteristiche, poiché innanzitutto non è possibile distinguerlo quantitativamente, ma qualitativamente. Quante volte vi è sembrato che un'ora durasse un secondo o viceversa, un minuto fosse simile ad un'ora, poiché magari vi stavate annoiando? Dunque, il tempo della coscienza è qualitativo, è irreversibile, non è possibile ritornare indietro al momento precedente, è interiore e non è fatto di istanti distinti, ma è un unico flusso continuo, definibile come durata. Bergson paragona questi tempi, il tempo della scienza e il tempo della coscienza, ad una collana di perle l'uno e ad un gomitolo di lana l'altro. Il tempo della scienza è una collana di perle, poiché le perle sono tutte uguali e quindi rappresentano questi momenti distinti, separati quantitativamente e uniti come un filo. Mentre invece il tempo della coscienza è un gomitolo di lana in cui il filo può attorcigliarsi su se stesso e ricadere sul gomitolo intero. Nel testo Materia e Memoria, Bergson analizza il rapporto tra corpo e psiche. Diversamente da chi vede in questo rapporto una sorta di equivalenza, Bergson invece vi vede una differenza. Secondo lui il corpo non è nient'altro che un conduttore degli stimoli della psiche verso determinati meccanismi motori. Questa distinzione tra corpo e psiche è possibile riconoscerla attraverso la comprensione della differenza tra ricordo e percezione. Bergson in questo testo distingue tre termini: memoria, ricordo e appunto percezione. La memoria è il momento in cui vengono immagazzinati tutti i dati in maniera anche involontaria. Il ricordo è il momento in cui uno di questi dati viene riportato come immagine. La percezione invece è l'attivazione del ricordo in vista appunto di un'azione, e quindi ci si serve di questo ricordo per stabilire e prevedere la reazione. Facciamo un esempio. Se mi trovassi davanti una buonissima lasagna, la mia percezione potrebbe, attraverso l'odore e il sapore, riportarmi alla mente il ricordo della lasagna che preparava mia nonna. Dunque, questo ricordo sarebbe preso dalla memoria. Quindi abbiamo la memoria che immagazzina i dati, il ricordo che è quell'immagine che vado a richiamare, la percezione che è il momento in cui mi servo del ricordo. Il dualismo di azione e memoria, intesi appunto come
corpo l'azione e come psiche la memoria e il ricordo viene analizzato anche nel testo L'evoluzione creatrice, in cui Bergson si occupa di studiare la vita biologica, poiché anche la vita biologica, secondo Bergson, deve essere analizzata come una vita spirituale, poiché appunto se l'intelligenza è capace di comprendere la vita deve essere necessariamente adeguata a spiegare l'intelligenza. La vita biologica, a differenza della vita dell'uomo, che deve prendere una scelta e dunque seguire una determinata strada, la vita biologica non ha obbligo di seguire un'unica scelta, poiché si può differenziare e quindi riesce a seguire tantissime possibilità. Tutte le biforcazioni che la vita biologica si trova davanti si ricreano in altre biforcazioni come una sorta di fascio di steli in cui tutte le possibilità si sono create. Questa è appunto l'evoluzione creatrice. Bergson fa un paragone con una limatura di ferro che si trova su un piano e una mano che vi passa attraverso. Tolta la mano, si cerca di comprendere come si sia mossa questa limatura di ferro. Beh, in effetti, questo movimento è quella che Bergson definisce un elan vital, cioè uno slancio vitale, un'energia che, come la vita spirituale, si muove in maniera autocreatrice, come un flusso fatto di movimento continuo e di libertà. Dunque non c'è finalismo né determinismo nella vita biologica. La prima biforcazione è quella tra animali e vegetali e in alcuni casi la biforcazione si è creata nella distinzione tra istinto e intelligenza. L'istinto, secondo Bergson, è la capacità di utilizzare gli strumenti organici che vengono dati dalla natura, mentre invece l'intelligenza è la capacità di creare degli strumenti artificiali per determinati scopi. Secondo Bergson, però, l'intelligenza si muove in una maniera di tipo cinematografico, come il cinema attraverso la sequenza di fotogrammi fissi, quindi tanti fotogrammi messi insieme creano un unico movimento, così l'intelligenza vuole spiegare la vita attraverso l'immobilità, mentre invece la vita è fatta di un flusso continuo in divenire. Dunque, più che l'intelligenza, per studiare la vita, secondo Bergson, è maggiormente adeguata l'intuizione, che è un istinto disinteressato, così come accade ad esempio nell'intuizione estetica. Evoluzione della vita biologica è la vita sociale. Per Bergson esistono due tipi di società, le società chiuse e le società aperte. Le società chiuse sono quelle società in cui l'individuo sottostà alle condizioni appunto della società, al conformismo sociale e svolge la sua funzione, dunque non è libero e la morale è una morale della obbligazione. Mentre invece la società aperta è una società in cui l'individuo ha libertà e quindi è autocreatrice ed ha una morale di tipo assoluto. Bergson auspica l'arrivo di un genio mistico che possa liberare l'umanità dai suoi mali. Inoltre, secondo lui, il grande sviluppo della tecnica ha fatto sì che il corpo dell'uomo avesse una maggiore forza. A questo però non ha corrisposto una stessa implementazione d'anima, per cui vi è una sproporzione tra le capacità di tipo tecnico e le capacità di tipo spirituale, per cui bisognerebbe colmare questa maggioranza anche di anima. Per oggi con Bergson abbiamo terminato. Al prossimo video e buono studio!